Ciao a tutti, io sono Eni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi bucole di aprile, maggio e giugno. Non ho comprato moltissimo in questi mesi perché ho voluto leggere prima tutti i libri che avevo a casa e quindi ho moderato un po' le compere. Comunque ho già letto tutti i libri che vi farò vedere, quindi vi darò anche una breve spiegazione di ognuno. Ma partiamo subito. Il primo libro che ho comprato è stato Auschwitz, era il numero 220.543, a cui ho dato 4 stelline su 5. È una storia vera di un soldato inglese che viene fatto prigioniero e quindi lo portano in un campo di concentramento, però lui era più agevolato perché comunque era un soldato. Dato. Però incontra un ebreo, quindi decide di fare scambio con lui e vedere perché lui era ridotto in quel modo, proprio pietoso, lo sappiamo tutti, e quindi scopre l'orrore dei campi di concentramento. Poi ovviamente lui si salverà come molti altri ebrei, ma la maggior parte, come sappiamo, morirà nei campi di concentramento. È un libro che in realtà dovrebbe essere letto a gennaio per la giornata della memoria, però non si è mai troppo tardi per leggere libri del genere che ci mettono di fronte alla realtà. Il secondo libro che ho comprato e letto è stato La bambina che guardava i treni partire. Anche questo è un libro ambientato nella Germania nazista, ma viene visto da una bambina di 8 anni che è all'oscuro di tutto. Lei, infatti, vede intorno a sé che c'è qualcosa di strano, c'è molta tensione. Infatti, lei e la sua famiglia dovranno scappare varie volte, fare viaggi molto lunghi e non sa perché. Almeno non lo capisce bene. Sa che deve scappare da qualcosa, da dei soldati, ma non sa il motivo e perché questi soldati comunque li cercano. Poi ovviamente anche il suo papà viene catturato, ma lei non verrà mai a sapere il motivo e dove lo hanno portato. Il fratello maggiore lo ha visto, è andato a cercarlo e ha visto comunque l'orrore che c'era nei campi di concentramento, ma non lo racconterà mai né alla mamma né alla sorellina perché ha visto cose che un ragazzo di 17 anni non avrebbe mai immaginato di vedere. E anche questo libro mette alla luce tutto ciò che è stato, o meglio, tutto quello che ha visto una bambina di 8 anni e non capire cosa succede. Da leggere anche questo perché comunque noi siamo abituati a sapere le cose così come stanno, ma ci chiediamo mai cosa pensavano i bambini, cosa sapevano. Ovviamente non sapevano niente, a meno che non c'erano quei bambini che erano nei campi di concentramento e avevano visto tutto quello schifo, ma suppongo che anche loro non sapevano assolutamente niente di quello che stava accadendo. Il terzo libro che ho comprato è stato Il matrimonio delle bugie di Kimberly Bell, che è un thriller. La nostra protagonista Iris è sposata felicemente da 7 anni col marito Will. Però Will dovrà partire per la Florida per il lavoro e lei è convinta che deve andare in Florida. Però queste sue convinzioni svaniscono quando un aereo diretto a Seattle precipita e tra i nomi delle vittime c'è anche quello di Will. E quindi da qui parte un'ansia incredibile, piena di dubbi, e Iris dovrà scoprire il motivo per cui Will era diretto a Seattle e non in Florida, come aveva detto, e perché ha dovuto mentirle. E quindi Iris si ritroverà a fare delle ricerche, a incontrare persone che non sono proprio affidabili e scoprire tutta la verità sul marito. Ovviamente poi ci riesce, ma vabbè, cose sconvolgenti, ma ve lo dico, proprio sconvolgente il finale, perché lei proprio è stata un pochino stronza. Però dovete sicuramente leggerlo, io ho dato questo libro 4 stelle su 5 e ve lo consiglio tantissimo perché si merita di essere letto da tutti. Quarto libro che ho comprato quest'anno al Pescara Comics è stato I segreti di Asgard di Federico Paccani. Non mi cimento molto sulla trama perché è il sequel, il secondo di una trilogia,
ma ritroviamo il protagonista Daniele e i suoi amici ad affrontare tantissime disavventure e cose inimmaginabili. Ovviamente in 800 pagine immaginate quante cose accadono. E farò un video su questo quando uscirà il terzo, che è ancora in scrittura, probabilmente l'anno prossimo, almeno così dice l'autore, boh, su Instagram lui ha dichiarato ciò, ma non lo so, appena lo comprerò e lo leggerò farò un video su questo perché merita, anche perché non è solamente un fantasy, ma ci sono anche dei messaggi dietro importanti. L'ultimo libro che ho comprato è stato L'isola delle anime di Pier Giorgio Puliši, a cui ho dato 5 stelle su 5. Questo libro si apre con un omicidio che avviene in modo molto particolare, ma non viene mai risolto, così come i due successivi che avvengono nello stesso modo del primo. Anni dopo toccherà ad Eva e Mara risolvere questi tre casi che negli anni sono rimasti irrisolti. Ma solamente quando questo omicidio avviene nuovamente, Eva e Mara scopriranno cosa c'è dietro e cosa è successo anche negli anni precedenti, nei precedenti tre omicidi. Un libro che mette ansia, è molto suspense e voi rimarrete sconvolti dalla fine perché pensate sia successa una cosa e che quell'omicidio sia stato fatto da una determinata persona quando in realtà è successa tutt'altra cosa. Io ve lo consiglio tantissimo, anche perché Pier Giorgio Puliši sta diventando anche uno dei miei autori italiani preferiti. Io ho letto anche altri suoi libri e devo dire che c'è no, c'è proprio hoc. Sconvolgitudine, rimango sempre sconvolta leggendo i suoi libri. Farò un video su di lui, ma un po' più in là. Questo video finisce qui. Lasciate un like se vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa avete letto negli ultimi mesi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!